oggi, signore e signori, Francesco Vitucci. Buongiorno. Mamma mia, mi mette quasi soggezione una volta. La prima volta, Carlo, che è venuto. Prima soggezione lui. Ma veramente, adesso mi incute un po' di soggezione perché effettivamente è diventato bravissimo. Mi hai fatto mettere anche una poltrona più bassa e non mi slancia la coscia la poltrona più bassa. Hai ragione, chiedo perdono, ma è stato gentilissimo. Mi sono dovuta adattare. Allora, Franci, che dici? Franci. Siamo di nuovo qua, stavolta senza influenza, senza febbre, perché ogni volta sono... Davvero, ogni volta venivi a contaminarci, però, un momento. Tu non sei venuto solo, hai portato una roba, cioè scusate il gesto. Cioè, voglio dire, dov'è sta cosa che mi avevi promesso? La voglio far vedere? È stata di totale spontanea volontà su tua richiesta, quindi. Sì, te l'avevo detto, Carlo, che. Hai no, non è vero, però quando io ti ho. Cosa ti ho detto? Che quando gliel'ho chiesto lui mi ha detto, ci avevo già pensato di portarti qualcosa. Io ho detto la verità, tu mi hai detto così al telefono. Hai insistito con educazione. Beh, scusami, ogni volta che vado a mangiare da lui mangio strabenissimo, robe. Delle leccornie pazzesche e non ti dico cos'è la cosa più buona perché sarai in difficoltà, almeno la pastiera che è tipicamente napoletana. E ce la facciamo portare da un napoletano questo. Certo, anzi, infatti sì, un po'. Cogliamo anche l'occasione per presentare. Bellissimo collaboratore. Vieni, intanto facciamo anche alle spalle. Gerardo Petti. Un bravissimo ragazzo, oltre che un bravissimo aiuto cuoco. Lo so, bello, anche un bel ragazzo. Mamma mia, che delizia! Guardate un po' la pastiera napoletana. Ho detto bene così. Questa l'abbiamo fatta esattamente l'altro giorno perché ha bisogno di 48 ore per assemblarsi. Guardate, ragazzi, mi vuoi inquadrare per favore? Guardate perché così non la vedete mai più. Perché mo me la magno. Grazie, veramente. Siamo il nostro Gerardo, no, questo è un po' qui con noi. Si fai un po' che ti devo dire. Piedi, il valletto muto, okay. Gerardo è uno dei tuoi ultimi acquisti, Gerardo, vero? Sì, è il migliore acquisto che potessi fare nel mio ristorante perché, come dicevo prima, oltre a essere un bravissimo uovo che mi interessa la persona, e lui è un ottimo. Ma lo sai che ho notato, adesso non abbiamo tempo, lo facciamo il tuo microfono a lui, glielo avvicini. Ecco un attimo, una semplice domanda. So che a questa domanda non potresti mai rispondere, forse in maniera diversa da quello che farai, però io mi ho notato che una prerogativa di Francesco e della famiglia di Francesco, di tutti quanti, è veramente quella di creare un ambiente molto familiare, perché tu questi ragazzi qui veramente te li porti appresso e sì, come se fossero veramente fratelli, cioè c'è una familiarità pazzesca e la buona armonia è uguale a un grande rendimento anche della professione, ovviamente. Penso che sia la cosa primaria. Noi lavoriamo prevalentemente con la musica, ogni volta che microfono. Perdonami, scusi. Sì, perché dovevo far parlare lui. Parlo io. E lavoriamo prevalentemente con la musica. Sì, ogni volta che prepariamo la nostra giornata e servizio si fa sempre con armonia e allegria, perché penso sia la cosa essenziale alla fine. Ma poi comunque sono ragazzi, adesso lo chiedo a lui, sono ragazzi che comunque trovano un ambiente molto sano, perché proprio perché adesso lo chiedo a te, proprio perché tu dai spazio a loro e voglio dire, a parte che ci vuole una certa severità, perché comunque sei datore di lavoro e tu credo che abbia l'esigenza che siano professionali prima di tutto. Però qual è la prerogativa, la cosa che più ti piace di Francesco? Che è un pochino più vicino. Ti fa sentire a casa. È una sensazione molto bella. E quindi... Ma tu anche tu sei terrone, eh? Sì, sono terrone. Tutti terrori, però ecco, questa è una cosa che... Sono tutti terrori a casa tua. O albanese col pizzaiolo che è bravissimo. No, pizzaiolo Josef. No, io ho uno staff molto etnico, perché comunque ho parecchie nazionalità tra Moldavia, Albania, noi italiani diviso tra nord e sud. Quindi sì, tutti bravissimi ragazzi, devo dire. Sì, ma la prima cosa. Poi c'è il mitico Ciro che voglio salutare. Il mitico Ciro che... Ci saluto sempre, innamorato pazzo di te. Amore, è un amore corrisposto. Non consumeremo mai Ciro, però è un amore corrisposto. Questo lo mettiamo a posto dopo. Sì. Gerardo, grazie mille. Se vuoi stare qui, aspetta un attimo che ti metto a posto qua il microfono, poi dopo faremo le nostre dovute. Dovrai imparare anche questo se vuoi essere spesso qui da me. Mi pare fare la pastiera. Ma forse io vorrei fare una pizza, vorrei venire a fare. Non te l'ho messo bene, ma. Non mi senti. Grazie mille. Allora, quindi stiamo vedendo intanto, caro Francesco, dei tuoi piatti. Tu
hai, a parte insomma le tue specialità che ormai tutti conosciamo, ma le tue elabori, sei un fantasista e quant'altro, introduci qualcosa di nuovo tu ogni tanto nel menù del ristorante, oppure mantieni sempre più o meno le stesse cose? Io sono dell'idea di portare avanti un qualcosa che ci si affeziona, quindi come un piatto, come una persona, come lo staff, come dicevi tu, c'è l'idea di famiglia. Credo che anche i piatti, dopo un po' ci si innamora di quella portata, quindi si torna volentieri in un posto per mangiare quel piatto. Poi ovviamente, avendo la proposta del giorno di carne e pesce tutti i pranzi, si cambia sempre, però il menù di base rimane. Certo. E devo, ecco, questa è la famosa pastiera. Questa è la pastiera che dopo mangeremo. Ok, che mangerò. E possiamo andare avanti. Grazie. Questo è un misto di griglia e ferri, di pesce. Bellissimo, bellissimo. Allora, io dovrei farti ascoltare una telefonata che è arrivata di una mia amica, tra l'altro è venuta anche a mangiare nel tuo ristorante in un pranzo mio. E ti volevo, perché lei è molto carina e simpatica, ma la sua caratteristica è che è molto diretta, molto schietta. E pignola, lei se noi ci sbagliamo il numero della puntata, insomma, vabbè, ma è bello il confronto con queste persone, perché c'è la sincerità. Io ho risposto a questa signora, tu non hai sentito, e quindi voglio vedere se la tua risposta corrisponde alla mia. Facciamola sentire, Francesco, Carlo. Grazie a te, Lucio, la zia Iola. Volevo chiederti una cosa, non so se io ve lo voto o no. Quello che è, stanno andando adesso la cosa dello step della voglia matta che dice il pollo. Quelle orchidee che sono sul tavolo sono vere o sono finte? Cioè a me mi sembrano finte. E in un locale di lusso i fiorifizi non stanno bene, Luana. Vorrei sapere se sono vere o se sono finte. Sono un po' piccanato. Scusami, saluta Carletto. Ho fatto quella grafica pitturata con quelle unghie, guarda, sono una meraviglia. Bellissima. Ciao. Allora, io ho risposto questo, dimmi se ci ho azzeccato. Io ho detto che il tuo non è un ristorante di lusso, è un ristorante pregiato, molto pulito, molto accogliente, molto raffinato, con un arredamento di ottimo gusto, che se ci fossero le orchidee vere, quando la gente va a pagare, non pagherebbe 35, 40, 50 euro, se lo sto dicendo, una pizza 10 euro, ma la pagherebbe 150 euro, perché in un ristorante di lusso ovviamente paghi un servizio particolarmente ricercato. Infatti il fatto che invece si venga da te, si mangia benissimo e si paga anche meno di quanto si potrebbe pagare, consente anche al fatto di avere delle orchidee che comunque fanno da addobbo, ma non sono vere. Quindi hai già dato. Ho detto quello che dovevo dire. Ho detto tutto quello che avrei detto comunque io, sì. Perché comunque, insomma, voglio dire, se andiamo in un ristorante dove un servizio dove paghi 150 euro, io mi arrabbio se ci sono le orchidee finte, insomma. Però se vai in un ristorante dove c'è un servizio impeccabile, un'accoglienza meravigliosa, dove si mangiano piatti veramente all'altezza di qualsiasi più grande ristorante e paghi una modicissima cifra, ma poi metterci anche dell'ortica sul tavolo. Ma poi è una domanda che mi hanno fatto in tanti, perché a vederli possono anche sembrare veri. Svelo il segreto, non sono belli, ma sono belli. Vedo dei piatti, possiamo continuare a vederli, perché comunque la tua caratteristica è il pesce, no? Sì, siamo prevalentemente sul pesce. Ristorante dove facciamo un po' di tutto. Abbiamo un menù, secondo me, anche un po' troppo ampio. Infatti la mia idea era un po' ridurlo, perché tra carne, pesce e pizza c'è un po' di tutto. Certo. Quindi tenere tutto fresco, dato che noi facciamo una politica un po' particolare, come tu sai, hai mangiato tante volte da me, tutto ciò che viene preparato da me, Gerardo, ragazzo che si è fatto leggermente male prima, viene preparato tutto al momento, nulla è preparato a priori, quindi tutto si taglia, tutto si condisce, tutto si serve bene. E quindi insomma avere troppa roba poi insomma non è neanche... diventa un po' complicato riuscire a coincidere con tutto. Ma poi io so anche così da voci di corridoio, di stavo non dico nulla, che comunque ci sono dei progetti in embrione. Sì, c'è un progetto, importanti, no? Sì, un progetto grande. Non so come tu lo sappia, ma questa cosa... Ma scusi, il mio amico Terrone me l'ha detto. Ah, bene, ok. Sì, stiamo pensando con mio padre di fare una pura follia e di prendere un altro ristorante. Ma guarda che queste sono follie belle, dai. Bisogna usare nella vita, eh? Sì, ma uno può chiedere quando ti sposi. Non c'è tempo questo ragazzo. Quindi, ma a proposito di... Vabbè, quando però ci sarà la realizzazione di questo progetto, vieni ovviamente a darci la notizia qua, no? A proposito, lui si è preoccupato, ogni volta che lui è venuto anche
sono curiosona, a parte che sono amica, vabbè, quindi mi interessa la sua serenità, insomma, ma ogni volta che è venuto qua, che io ho messo il naso nelle sue faccende private, e quindi se io le metto lì, vuol dire che le mettiamo in pasto all'Emilia Romagna, insomma, tutte le volte che se ne parlava ancora abbastanza entusiasmo, perché guarda caso, ogni volta che è venuto avevi qualche novità, insomma, avevi in procinto degli insomma, qualche... tutto in embrione. Esatto. E poi non hai mai partorito. E poi è sempre andata male. Esatto. Quindi mi sono fatto una domanda. No, non è che io porto sfida, no, sarebbe andato male comunque. Non parlare, esatto. Senza, viviamo le cose. Quindi non ti chiedo niente, però voglio sapere tutto. No. Prossima puntata, giuro, mi presento con la mia compagna. Se arriva, se ci sarà. Ah, quindi c'è già? No, sto dicendo. Ma quanto sto curioso. Va bene, comunque guarda, tutto il bene del mondo perché lui è straordinario, poi hai una famiglia, tu sei talmente innamorato della tua famiglia che probabilmente hai un disegno davanti, uno specchio davanti che probabilmente è anche un po' difficile, cioè tu ambisci a questo, ma è difficile a abbissare dei successi in privato così, è vero? Sì, io sono dell'idea che se deve essere, deve essere alla grande, altrimenti le cose a metà non... Certo, bravo, hai ragione. Adesso stavamo vedendo un altro piatto, descrivici cosa stavamo vedendo questa. Queste sono crostine a salmone, cornicioli di burro e pepe verde. Questi li mangiate, mi sa? Sì, sì. Non è antipasto. No, è perché è difficile, quando vado lì dico, ma mangio, anche perché la pizza è straordinaria, mangio questo, difficile, io poi non sono una mangione, per cui opto sempre per un piatto massimo uno e mezzo, oppure spilucco dagli altri, però è anche vero che se andiamo in 10 da lui, ognuno di noi prende un piatto diverso per spiluccare, non è carino, io non l'ho mai fatto, vero? No, una volta l'ho ucciso, poveraccio. Gentile, è sempre gelato, ne sa qualcosa. Ti giuro che non faremo più, anzi verremo proprio tra 5-6 giorni a festeggiare il compleanno di Roberta, sì, e abbiamo optato per il tuo ristorante, così facciamo sempre un'ottima figura. E poi parleremo, voglio parlare anche di questo tuo libro di cui tu mi avevi tanto parlato, la gente mi chiede ma come, perché tu sei un tipo seguito, Inseguito. Non ti senti un po' seguito, poi ne parliamo dopo. Adesso andiamo con Frank David, ragazzi di oggi, e invece vogliamo parlare di questo tuo libro. Sì. Tu hai veramente seguito con devozione, con attenzione. Cioè, sì. Ci hai perso un sacco di notti, perché tu la notte non dormivi, adesso dormi la notte, Franci. Dormo dopo quell'intervento che ho fatto. Sì, sto dormendo abbastanza. Durante le tue notti insonne hai creato questo libro. O mi sfogo sul social che tutti leggete che... Oppure scrivo, e insieme a questo mio amico, infatti ne parlavamo stamattina, stiamo proprio per concludere tutto, perché avevo abbandonato un po' l'idea, ti dico la verità, volevo non pubblicarlo più, perché c'era stato un cambiamento nella mia vita privata, e quindi... E il finale doveva essere... Il finale è un thriller. Sì, ma con te, con te sarà sempre senza finale. Perché... Infatti lo posticiperò per riderlo. Questa volta lo... Oppure lo lasci in sospeso, ma ha fatto 50 sfumature di grigio, che è in sospeso, quindi tutti aspettano poi il secondo volume. E il mio finale è un finale che non ha un finale. Ah, ok, perfetto. È tutta una strada che cammina. Però ne parlavamo oggi e siamo alla chiusura proprio. Ah. Infatti lo presenteremo qua da te con Michael Capozzi, carissimo amico, certo. Che è un libro scritto in due, quindi sulla mia vita, sì. Diciamo anche il titolo. La Roma del piacere. Tutto un programma. Abbastanza. Che mi penso, la Roma del piacere sarà, parlerà di piatti, Parlerò un po' di tutto, però penso che possa emozionare, perché racconta tante frasi che ho vissuto e credo dove tante persone si possono rispecchiare, come l'obesità, un problema che ho avuto grave un po' di anni fa, un amore finito e interrotto in modo malissimo e tante cose. Beh, insomma, soprattutto un libro vero, no? Sì, è vero, lì c'è tutto quello che una persona vive senza filtri. Non ho scelto di non nascondere nulla, perché mi conosci, sai che purtroppo non nascondo nulla e questo mi porta tanti problemi, però io sono così. No? Ma guarda, credo di aver commentato una delle pochissime volte che commento ai tuoi post, solamente perché poi i tuoi post di solito diventano dei forum infiniti. Io invece mi sono sentita di appoggiarti questa cosa, perché parlavamo appunto del fatto che a volte essere veri non conviene molto, no? Perché viviamo in un mondo in cui comunque la maschera fa molto comodo a tutti, però voglio dire fino a che punto. Poi dopo, quando devi rendere conto a te stesso, sinceramente una persona che non è vera... Come dico sempre, di notte poi sei solo a fare con la tua coscienza. E io ti ho detto che comunque tu nel bene e nel male, a parte io, non è che non sono nessuno, secondo me...
devi sempre rimanere come sei, poi quindi saprai che chi ti è vicino come per quello che sei, e chi ti è lontano non ti meritava, vuol dire infatti, che non si confà, insomma, capito? Infatti è diventata una selezione naturale, la famosa legge di Darwin, nel senso tutto ciò che non mi segue mi sta dietro, non riesco a cambiare.